Vitor è uno dei più grandi e più conosciuti importatori ed esportatori di discus, conosciutissimo per la bellezza dei suoi discus, che noi tutti riusciamo ad ammirare sulle sue pagine e sui filmati bellissimi che ci fa vedere. Adesso io direi di iniziare la serata, faccio partire il video man mano che si stanno aggiungendo i partecipanti che, nonostante la partita della Roma questa sera, ti terranno comunque compagnia. Direi di far partire il filmato. Okay. So I put some pictures from Amazon and from the places where we stop to select fish. I select some pictures and some parts of this movie from one of the most famous community. The name is Iripishi. And I have a small story in the past. Nobody called to this place. Okay, let me translate Vitor for the Italian friends. Vitor ha detto che ha messo in questa parte del filmato alcune immagini dei luoghi in cui diciamo, va per lavoro a prendere i discus e sono dei posti che sono particolarmente cari a lui. Ok? So in the past, few exporters goes to this place. I imagine two of the exporters in Brazil. I'm sorry, Vitor. Your volume is very low. I cannot hear very well. Okay, let me check. Okay, I wanna speak near the speakers. Until I arrived to this place, this community in the Trombetas River, the exporters, I suppose two exporters have been there, and they call to this place Lake Salomon. Why? Because they don't want to give the true name of the place, and it's normal. Because they discover the place and they don't nobody more nobody people more there. Ok, ha detto che prima di arrivare in questa zona, questa è una zona del fiume Trombetas, c'erano stati già due precedenti, diciamo, soggetti che avevano diciamo, lavorato nella zona, ma avevano definito quest'area come l'area del lago Salomon. Il perché di questo nome, che è un nome di fantasia, era perché non volevano che venisse conosciuto il vero nome di questo posto, l'identificazione del posto. So is a place is amazing place, of course, with amazing fish. Like you see right now, this is the place where we pick up the fish that all of the trees. So it's a fantastic place to find my discos. Ha detto, questo è un posto fantastico, un posto veramente meraviglioso, è il posto dove loro prendono, dove i pescatori prendono il discus in corrispondenza di quegli alberi. Here I show a little of the people in the community, and it's important to say that just fishing wild discos during the season, just for 3 months. The other part of the year, they just make agriculture and they plant mandioca.
ha detto che queste sono delle immagini della popolazione locale che è dedita alla raccolta dei dischi solo per 3 o 4 mesi dell'anno, mentre per la restante parte è dedita alla coltivazione della mandioca, da cui poi si ricava la tapioca. So when I arrived to this place and after be there, during 2 years, I have the exclusivity to take fish from Iripishi. Ha detto che quando è arrivato lì ha avuto per 2 anni l'esclusività della pesca nel Iripishi. In what year do you start to fish there? Well, I found the place just it's luck because we have a boat and we stop the boat near this place and we see some boxes and when we see some boxes we know if someone catch wild discos there. But in which year? Oh, I suppose the first time I be here, it's in 2009. Okay. Ha detto che quando è arrivato in quella zona per la prima volta nel 2009, era in esplorazione, non sapeva esattamente quello che poteva trovarsi, ma ha visto che c'erano delle persone che con dei box, con delle scatole, e quindi probabilmente ha capito che qualcuno già stava raccogliendo dei pesci, dei discus. Here you can see how the fishermen found and catch the fish during the day. One of the things is the web suits, like you see, and it's my gift to the fishermen, because the water is hot, but more than 3-4 hours inside the water, it's cold. So I sponsor some wetsuits and masks and everything they need. Okay. Vittor ci dice che, come si può vedere in queste immagini, sono i pescatori che stanno appunto prendendo, catturando i discus. Una cosa che si può vedere è che sono dotati di mute, di queste mute da sub, perché comunque anche se l'acqua è calda, è un dono che ha fatto Vittor ai pescatori, perché quando stanno per molto tempo in acqua comunque sentono freddo. So by season the contract I made with the community, because all the communities have a leader, a president. So the contract I made is offered web suites, gives money, of course, to have the exclusivity. And during that time, they cannot sell fish for nobody. And okay. May I translate? Yes, please. Okay. Ha detto che durante la stagione di pesca lui fa un contratto con le comunità locali che hanno sempre un loro leader, un capo, e ovviamente contrattano alcune cose, tra cui ovviamente i soldi, ma anche le mute che dà ai pescatori. At the same time, during these 2 years, I can't control the quantity of fish because I been there in 2009 and I assigned the contract 2010, 2011. It's important to say these people, they live from the catch fish, you understand? They make money for all the year with the money they win to catch the fish to us, and now for others exporters, of course. Ha detto che durante i 2 anni che aveva insomma questo contratto di pesca, a lui andava anche lì a controllare quello che veniva pescato immagino selezionato. È una cosa importante da capire che questa comunità, con i soldi che faceva durante il periodo di pesca, poi si manteneva per il resto dell'anno, quindi era l'unica fonte di reddito importante. So we take in each year more or less 500 fish from this community. So we cannot take more, we can take less, but we and the community decide for just take 500
fish by season. Ha detto che Vittorio ci faceva presente che da questa comunità in particolare lui poteva prendere un massimo di 500 discus, di 500 esemplari. Di meno sì, di più no. Vittorio, but was a contract with the community or was a contract with the environmental agency? No, just the community, because well, when we make contracts or when we start fishing in any new place, we need to make a meeting with the president and the fishermen and some people who wants to follow that meeting. All the time is like that. Every year is the same. Io gli ho chiesto se era un vincolo legato a un'agenzia nazionale ambientale oppure se era una cosa che decideva con la comunità. E lui mi ha detto no, è una cosa che veniva decisa con la comunità assieme a alcune persone della comunità. Quindi era una cosa che poi andava rinnovata anno dopo anno. Here we can see the fishermen fishing during the night. It's something, well... for me, is the first time is danger, and I have some afraid. Now, of course, not, because I'm with the fishermen. But during the night in this place, you can see anacondas, alligators, well, everything. Allora, ha detto che come si poteva vedere in quelle immagini, si vedevano i pescatori che catturavano i pesci di notte. E diciamo che la prima poteva sembrare qualcosa di spaventoso, ti faceva paura. Ma quantomeno la prima volta, poi no perché si è abituato, anche perché è andato con i pescatori, ma è un posto comunque dove potevano incontrarsi di notte le anaconde e gli alligatori. Once, can you just make a pause in the movie? Yes, please. Of course. Well, like everybody can see, the fish from this place are absolutely amazing. They are stunning. They are very round, and after these years, and more people who goes there to select fish, most of the fish still like that. Very round, perfect body. They are like you see, amazing fish. Ha detto che i pesci che sono stati catturati in questo posto sono dei pesci straordinari perché sono dei pesci perfetti dalla forma rotonda e da delle fattezze molto molto belle. E detto che dopo essere stato lui, anche altre persone che sono andate lì hanno trovato questi pesci e questi pesci sono caratterizzati da queste forme e da questa bellezza particolare. Also is important to say sometimes I be a little sad because you can imagine the fishermen, they are many and they work some days, day and night. And for example, they can catch 200, 300 fish in one day. But the problem is in that 300 fish they can found, I just take more or less 10%. The others goes again to the environment. Okay. Una cosa importante da dire è che questi pescatori che si affannano a pescare, pescano anche con continuità 7 giorni su 7 e alla fine riescono a raccogliere 200-300 pesci. Poi nel momento in cui lui va a selezionare, dice, è una cosa anche a volte un po' triste perché per la ricerca del pesce che abbia delle determinate caratteristiche lui ne seleziona solo il 10% e il restante 90% ritorna in acqua. Of course, it's important to say we try to the fishermen don't destroy the environment. Why? Because I see some movies and from other places, they destroy the environment to catch the fish, and that it's wrong, because we know if the fishermen make that next year we don't find fish there.
Un'altra cosa molto importante che cerca di fare e di dire di istruire anche i pescatori è quello di non fare una pesca distruttiva, di non distruggere l'ambiente, perché se distruggono una zona e poi si muovono in quella a fianco per prendere altri pesci, succede che poi l'anno dopo, quando si torna in quella zona dove c'è stata distruzione, non ci sono più pesci. So it's something we win, because sometimes it's a war. They want to fishing more fish is possible, but after a few years they stop to destroy the environment, because also if they do that they don't have places to fishing and to catch fish. So they understand my point of view. Ha detto che comunque è un qualcosa che detto si può, a volte si può, si riesce a ottenere, a fare, perché appunto se vanno a distruggere questo ambiente poi non trovano più pesci l'anno successivo, e è un qualcosa che poi alla lunga viene anche capita e viene applicata. So I want to speak a little bit because we don't have so much time. We have a lot, I have a lot of stories of course, but I just gonna take in the part of the selection. And okay. I will start the movie. Yes, okay. Please. Ho detto praticamente adesso andiamo avanti a vedere alcune cose sulla selezione dei pesci. So we try to select by the shape, of course. Disco is something round, so the fish must be round. And the second thing is the bars. We don't take fish with the wrong bars. So the bars in the fish must be correct. Okay, sometimes it's difficult to see if they are correct or not, because the fish sometimes are totally black in stress. Ok, allora ho detto che quando va a selezionare i pesci, la prima cosa che va... may I stop this movie? Please. Ok, ha detto che quando vanno a selezionare i discus, la prima cosa che vanno a vedere è la forma deve essere tonda, discus è un disco, deve essere rotondo. Poi la seconda cosa che vanno a selezionare sono le barre verticali, che devono essere al meglio. Purtroppo ho detto questa seconda cosa è un po' più difficile da vedere, perché a volte per lo stress i discus si scuriscono, sono più scuri e quindi non è sempre facile vederlo. Vero. So we start to select by the shape, the form, the correct bars, no destroy bars, and then we try to looking the color, also the size of the eye. And if the eye is yellow or red, is very important, because everybody wants the fish with red eyes and small eyes. So sometimes it's not so. It's because the 10% of the fish we take is because this. Okay, allora, ovviamente oltre alla forma e alle barre, cerca anche di vedere quelli che sono i colori. La dimensione degli occhi e il colore degli occhi, perché la gente, diciamo noi, i clienti, gli appassionati vogliono dei discus con gli occhi belli, gli occhi diciamo proporzionati e di un bel colore rosso o giallo. So this is the selection is that is the shape, the correct bars, the size of the eye, and also the color of the eye, and also is important the fish don't have defects, because many fish they are eating by piranhas, and sometimes they cut and they eat, the piranhas eat the tails. So some of part of the fish they don't recover that tails, some parts of the fish. Ok, detto, oltre ovviamente la forma, le barre, il colore, gli occhi, deve essere anche un pesce privo di difetti. In particolare ci sono i piranha che possono mordere i discus e in alcune parti possono fare dei danni che sono irrecuperabili. A volte mancano pezzi di coda. È ovvio che alle estremità della coda
Can I say something? Some part of the tale can again be perfect, but if the bite is too close to the body, the fish is not perfect. Yes. If the piranha destroy the part of the bones, they don't recover. They don't grow up. If they destroy part of the skin of the tail and not the bones, yes, they recover. Sometimes they have a small mark, like a, you know, like a mark you can see, but recover and the fish will be perfect. Se il danno è sulla pelle o su parti della coda, del pedume, della pinna caudale, il pesce riprende e non ha grossi problemi. Ma se il morso interessa parte delle ossa, ossia della struttura ossea, delle lische, in questo caso qui il danno è permanente, non può recuperare. In alcuni casi hanno proprio dei marchi tipici questi pesci. Because you stopped the image, I want to speak about something really important. Many people don't know, but we have a quota to fishing. So my company, for the size of the company, we can take 4,000 of fish by season. Doesn't matter if it's a tetra or a corridora or a wild disco. Ha detto che una cosa importante da dire è che l'azienda che catturano i pesci hanno delle quote massime di pesci che possono prendere in funzione delle loro dimensioni. In questo caso lui può catturare un massimo di 4.000 esemplari per ogni stagione. E questo ovviamente ha un impatto differente rispetto al fatto di avere, non so, dei cardinali, dei tetra, o qualcosa del genere. Lui può prendere 4.000 discus. So many people ask why we just have wild discus. So the first is because I'm a wild discus lover and I live with a true passion for what I do. Is because I work 18 hours by day. It's not working, it's pleasure all the time. And second, because we cannot take more fish. If we take more fish, we have less discos, you understand? Also is important to say, the Ministry of Environment, they control the quantity of fish we take every season. And also they go to the farm to see how many fish we have there and how many fish we put in a website, the platform from the Ministry of Agriculture. So it's very controlled. Bene. Poi perché voleva spiegarci perché lui è così, si occupa solamente di discus. In primo luogo perché i discus sono la sua passione. Lui lavora 18 ore al giorno sui discus e se non fosse una passione non potrebbe farlo. E secondo, perché se si concentra sui discus non considera altri pesci e quindi insomma si concentra solamente sui discus. Sarebbe più difficile, se nella sua ottica, diciamo, gestire anche altri pesci. E poi c'è una cosa importante da dire, perché comunque il Ministero controlla la quantità di pesci che detiene all'interno della sua serra, dell'azienda, e controlla anche il numero di pesci che vengono venduti attraverso il sito web. E quindi attraverso il Ministero dell'Agricoltura controlla che sia rispettato il quantitativo di pesci che lui ha destinato ogni anno. Ministry of Environment. Il Ministero dell'Ambiente. Exactly. I hear Ministero dell'Agricoltura, anche agricoltura. Well, both control, but the platform in the web, it's from the Ministry of the Environment. The name is SEMA in Brazil. I suppose just in the state of Pará, this happened. I don't think in Manaus, in the
in the Amazon state, this happened, I think, just in Pará. Because your farm is in Pará. Exactly, it's in Santarém. Diceva che il Ministero dell'Ambiente fa questo monitoraggio e mantiene un database, immagino, un elenco di questi pesci sul suo sito e fa questo controllo. Probabilmente, ma non è certo, viene fatto anche negli altri stati attorno. So, it's important people also understand, we can catch 4,000 of fish, but for example, if died 1,000, I just can export 3,000. So we cannot kill fish. It's one of the most important thing in my company is no died fish. No died fish during the transport, no died fish in the farm, because it's the key of the success. And also we don't want to see wonderful fish die in our hands. But so sorry, Vital, before I translate, the number of fish is the number of fish that get into your farm. 4,000. Okay. But if died, I give you an example, of course, don't die this quantity, but if died 1,000, I just can export 3,000. Okay. Allora diceva che lui ha questa limitazione di 4,000 pesci per stagione. Ha detto lui, però succede questo, che se dei pesci gli muoiono, se gli muoiono 1,000 pesci, lui ne può esportare solamente 3,000, perché il quantitativo era stato comunque raggiunto. Quindi per lui diventa importantissimo il fatto di tenerli bene e di non farli morire. I pesci non devono morire durante il trasporto, non devono morire durante la permanenza in azienda. And people can ask, but how they control that? It's very easy. When we arrive to the farm, we need at the same day send an invoice. Well, we made the invoice because the fishermen don't have computers. So we made the invoice and we paid the taxes. And we need to, the fish arrive and we need at the same day send that invoice to the Ministry of Environment for that platform in the web. Because if they go next day to visit us, they're gonna count how many fish we have. And if we have more or less, we have a penalty. We're gonna pay for that, and it's a lot of money. Okay. Detto, molti possono chiedere, ma come fanno a controllare, a fare questi controlli? Detto, perché praticamente quando arrivano i pesci devono fare una ricevuta e questa una copia di questa ricevuta deve essere poi inviata al ministero. Quindi il ministero ha immediatamente in quel momento il numero di pesci che sono entrati all'interno dell'azienda e se vengono il giorno dopo a fare un controllo deve esserci un riscontro tra il numero dei pesci nella ricevuta e quelli che hanno all'interno della serra. So we can start with the image. Here we can see with the drone Iripishi place. It's a wonderful place, it's a magic place and well, you see so many trees in all these tracks. We found wild discos. They have a lot of work to find them. Ecco, queste immagini che vediamo riprese dal drone sono dell'Iripishi, in questa zona che è ricca di alberi, dove ci sono gli alberi, alla base degli alberi, dove entrano in acqua, troviamo anche i discos. So, for example, in this time, for this picture, the level of the water is not more than 20 centimeters and the fish are there. In questo momento quelle immagini si vedevano, il livello delle acque era di 20 centimetri e i pesci stavano lì. This is all fish from Iripishi and you can see many colors and many patterns, but the why this happened, many people can ask. Come vediamo qui ci sono tutti i pesci dell'Iripishi che hanno comunque delle varianti, non sono tutti uguali, hanno delle varianti di colore e di disegni. Come può avvenire? So, why this happened? I understand after use the drone. Is a lot of harms from different places who goes
to that Iguarapé, that lake of Iripixi. So some fish comes from one arm of the lake, others come from other side. So at the same time, all of them, they are together in the beginning of September, October, depends every year, but all are together and they come from different places. Ecco, come è possibile, lui si giustifica questa differenza e questa varietà, quantomeno di aspetto, per il fatto che nella zona delle ripici ci sono diversi rami. I stop this for please. Ci possono essere diversi rami che sono popolati quindi da diverse popolazioni di pesci che durante questa stagione confluiscono tutti nella parte bassa e quindi si mischiano, ma perché provengono, secondo lui, da zone differenti, da bracci differenti. So the fish comes from different places and goes together. That happens when the water down, okay? So when the water comes again and up, the fish also goes for different places, different arms. So and next year again they put all together in the same place. So it's because it's a very rich place with fantastic wild discos. Ecco, questo avviene ovviamente quando l'acqua è bassa, poi quando l'acqua si rinalza i pesci ritornano nelle zone da cui provenivano e questa cosa di diciamo innalzamento dell'acqua e abbassamento dell'acqua e raccolta di tutti i pesci in un'unica zona e accade ogni anno con regolarità. It's important to say until we start speak about the transport, it's important to say I have living in Amazon the last 15 years, okay? So I can say if they have more or less fish and the quantity is the same. What change is during the time for catch? I remember when I start in Iripixi and other places, the level of the water start down in September or sometimes in the end of August. Now start in October and in the last years up after 1 month and a half, 2 months. So change a lot the time when the river down and the river up. I think is the change of the weather and and everything in the world also we can see in Amazon. Allora, lui ha detto che ha trascorso circa 15 anni in Amazzonia e per quanto riguarda il quantitativo di discus, lui non ha notato una variazione, per lui sono all'incirca gli stessi, non ha notato un impoverimento, ma quello che invece ha potuto valutare come cambiato nel tempo è l'inizio della stagione della pesca, perché quando prima l'acqua diminuiva ed era all'inizio, alla fine di agosto addirittura o ai primi di settembre, nel tempo si è portato nel mese di ottobre e continua a spostarsi e questo probabilmente è legato a dei cambiamenti climatici che non avvengono solo localmente ma avvengono in tutto il mondo. Quindi è un problema legato al cambiamento climatico, questo spostamento della stagione di pesca. Just to finish to speak about this, many people ask me all the time if we see each time less fish, and no, the quantity of the fish is the same. Just change the weather, and what is difficult to us each time more is the time we have to select and catch fish, because if we have 2 months, it's difficult in 2 months goes to so many places too far away from each other. So it's just 2 months to catch fish, and sometimes it's not enough to go to 10, 12 communities different and too far away. Che ha ribadito il fatto che appunto nel tempo non è cambiata la quantità di pesci, ma è cambiato diciamo quello che è il clima e quindi
ha portato a una riduzione della stagione di pesca. E la riduzione della stagione di pesca è qualcosa che rende difficile la selezione perché deve spostarsi per andare a raggiungere 10-12 comunità di pescatori per fare le selezioni e magari sono anche molto distanti tra di loro e quindi c'è proprio una mancanza di tempo per poter fare questo lavoro con tranquillità. So we now we're going to speak about the transport. Until you start, it's impossible. It, look now, this is my partner, also the father of my wife. Is an old fisherman in Amazon from Jacarecapá, and here they are take all the fish we select from this big box, 2 meters for 2 meters. We put more or less 200 fish. And when we have 200 fish, we take these 200 fish to the boat and we go to the farm. Allora, questo che vediamo è suo suocero, è il padre di sua moglie che lavora con lui. How do you say Jacarapé? Jacarecapá, it's a little Jacarepa, far away from Trombetas. che è un posto, diciamo, non troppo distante dal Trombetas, e vediamo che in questo caso sta portando da dei box che hanno una dimensione di 2 metri per 2 circa i pesci, li mette a mano in questi contenitori che poi vengono trasferiti nelle imbarcazioni per poi essere portati nella farm. Here we can see we use these big tanks, the blue ones, to put the fish for travel with us, with oxygen, and sometimes if they have some bacterial problems, we use some decaments. Here we make the test of the water to see ammonia nitrites, nitrates, and we made all the time this for the fish. Arrive safety and with help. Ha detto che nella barca vengono inseriti i pesci in questi contenitori cilindrici, all'interno del quale comunque c'è un flusso di aria per mantenere un livello di ossigenazione adeguato. E una cosa che fa è controllare i parametri dell'acqua per vedere se ci sono nitriti, nitrati o ammonia che possono portare problemi ai pesci e nel caso possono anche dare qualche medicinale. Also, we change the water during the trip. Sometimes we change half of the water in these tanks. This is the way I found for the fish arrive safety and no diet fish. So it's the best. I try to found a logistic way for the fish arrive in perfect conditions to the farm. Allora, ho detto che in questi contenitori i pesci viaggiano, durante questo viaggio può arrivare a cambiare anche metà dell'acqua. E ha detto che questo è un sistema logistico che gli ha consentito, insomma, di ottenere i migliori risultati. Sorry, Vittorio, how long is the how long Oh, it takes to okay. arrive to your farm? Yeah, for example, to arrive Eripixi from Santarém, we take more or less 18 to 20 hours in this boat. Okay, so this is Eripixi and Trombetas River. If I want to go, for example, to Iamundá from Santarém, takes more or less 24 hours to arrive, of course. Allora, io gli avevo chiesto quanto tempo dura il viaggio, ho detto in questo caso dall'Iripici il viaggio dura all'incirca 18-20 ore, però se i luoghi di pesca sono alti, tipo Iamundá, dal Iamundá a lì ci vogliono circa 24 ore. So many times we go to Yamunda direct and we stop in Yamunda and then we stop in Iripixi to select fish and then we go to our farm with sometimes 500, 600 fish, depend of course each time.
Allora, a volte però accade anche che vanno direttamente con la barca al Yamunda dove prendono i pesci, poi vanno la strada, probabilmente sulla stessa direttiva, arrivano ai ripisci, fanno la selezione e possono arrivare a portare anche 500-600 pesci. I stop the images here, ok? Yes, please. So the transport is something we made a big investment because we buy a boat and I change all the boats. Is that boat we make the trip with people who wants to go to Amazon to follow our work, and it's a boat. I transform the boat. I change everything. During the 6 months, it's a big investment, but it's like a house. So it's a place we have television, it's a place we have a place to sleep, we have rooms, and we make several expeditions with people around the world, discos lover who wants to make a trip in the comfortable way because well, it's a wonderful place to make a travel. It's like a house. It's like my house. My house in Amazon is my boat in this time. Ha detto che un grosso investimento è stato proprio l'imbarcazione, e che questa imbarcazione anche la utilizza nei periodi in cui non va per lavorare per la selezione, per fare la trasformata in una specie di casa, detto, con tanti comfort, perché riesce a trasportare degli amanti dei discus che vogliono visitare i luoghi e quindi gli dà tutti i comfort possibili con questa imbarcazione. Come ha detto prima, è stato un grosso investimento per lui. But it's important to have this boat. Of course, each month we have a cost and it's expensive to have this boat. But in the final, the fish travel in the very good conditions. And that is the most important for me because I really care about the fish. It's something I care for the first time I arrived to Amazon. Sorry, I have an answer. May I? Of course. Ma what do you know how many exporters are there in South America, in Amazonia, that export discus? Or don't you know? How many? How many? Oh, I suppose each time there are more, okay? When I arrived to Amazon, is not so many. They are few. I think because I share everything in Facebook, this business grew up a lot with many exporters. If I don't share nothing, perhaps they is perhaps it's not so many. I don't know. This is my idea. But I think there are more than 20 exporters. For example, in Santarém, when I arrived, is nobody. And in this moment, I think there are five in Santarém. But for example, in Oxpirina, near Trombetas, they are one. And most of them, they are in Manaus. Most of them, they are in Manaus. Allora, Okay, thanks. Livia aveva chiesto se aveva un'idea di quanti esportatori vi fossero in Amazzonia. Vittorio ha risposto che quando è arrivato lui praticamente non c'era quasi nessuno, ce n'erano pochissimi. Detto, poi però nel tempo ogni anno sono aumentati. Questo in parte anche grazie al fatto che lui ha manifestato in maniera chiara e senza segreti quello che erano i suoi modi di lavorare, e nel tempo pian piano sono aumentati. Attualmente, ha detto, ci sono circa 20 esportatori, di cui 5 nell'area centrale e uno nell'area del Trombetas, giusto, Vitor? Exactly. But I have to translate what did you say before, because una cosa che ha detto sulla sua imbarcazione, che era stato molto importante per lui avere questo investimento e questa barca, perché questa è la barca che gli consente di trasportare nella maniera migliore i pesci, e quindi è un investimento che
valsa la pena, qualcosa che ha curato sia dall'inizio della sua esperienza in Brasile. So here we can see some fish with defects. This is with a fish with a mouth with a deform, and I speak about what animals eat the wild discos. We see the dolphins. The name is Brazil is boto. So there is botos who eat the discos, some alligators, anacondas, of course the piranhas. Is a lot of animals who eat the discos. Here it's very important. Can we stop? I don't have secrets, okay? Prima, torno un secondo indietro, magari lo faccio anche rivedere. Si vedono quelli che sono i segni sui discus, vediamo i segni di morsi, in questo caso sono di piranha, qui si vede molto chiaramente, o di un altro predatore, e qui abbiamo un segno sempre di una predazione sulla parte centrale del muso. Qui abbiamo il muso deformato, i loro predatori sono i delfini di fiume, i botos, ma possono essere anche degli uccelli acquatici, oppure possono essere degli alligatori, aveva parlato anche di anaconda, e questo invece è quello che mangiano, è quello che viene scelto da Vitor. Ok, so if you can stop just for a few seconds, you see that boxes and you see that food. Ok, so what I decided in the last years, the fishermen, sometimes. Sì, ma ascolta. Scusate, potete chiudere l'audio? Okay. So no, don't worry. So many times the fishermen start fishing and put in these boxes. These boxes, like you see, this is a place, is Quipewa. Many people knows the fish from Quipewa, is one of the most famous. But in the other boxes is the boxes we made to the fishermen. And because the fish sometimes be there for 2 weeks, they start, I give some food, and the fishermen start feeding the fish inside the boxes. So you can ask me what you win with that. What I win is when the fish starts eating flakes or grains inside that boxes, when they arrive to my farm, they looking for the flakes and the grains, and they start eating immediately because they know the taste, they know it's something to eat. Detto, quello che noi vediamo qui sono, che avevamo visto anche prima, erano dei contenitori con il cibo, e questi sono invece i box in cui i pescatori tengono anche per 2 settimane i pesci dopo la loro cattura. Una cosa che fa, questa è una località abbastanza famosa. Quipewa. What is the name? Sorry? Quipewa. Ah, Quipewa. Ok, Quipewa, quella che noi chiamiamo Quipewa in Italia, non avevo capito. È una località dove vengono dei discus stupendi, bellissimi. E allora ho detto, una cosa che lui fa è quella di fornire ai pescatori il cibo. Gli dà delle... Lo posso far vedere? Torniamo un secondo. Posso andare avanti? May I go? Of course. E cominciano a dare il cibo, i pescatori, già ai pesci all'interno di questi contenitori. Cosa ci guadagna, dice, da questo? Ci guadagna il fatto che nel momento in cui i pesci poi arrivano da lui in serra, in azienda, sono già abituati al gusto di questo cibo. In questo caso particolare è il discus grain di Tropical, che anche io uso con i discus selvatici, e devo dire che è un prodotto veramente notevole, perché lo mangiano, a differenza di altri cibi che non sempre lo mangiano. Non è una questione di pubblicità, è proprio una questione di efficacia. Exactly. So one of the things I see after these years is many people say the fish, that the eye of the fish grow up a lot, the eye with time.
I believe, and is not scientific, of course, but I believe if the fish have a good nutrition when they left the environment, if they have a good nutrition, the eye don't grow up so much. So if the fish still fatty, if the fish eating very quick, when we take out for the place where they born, the eye of the fish don't grow up so quick like it's usually the people say. Ok, ha detto che una cosa che lui ha potuto appurare è che dopo un anno circa di questo modo di operare, che i pesci assumono, gli crescono gli occhi in una maniera armoniosa, giusto, Vitor? The eyes grows. Yes, usually the I see in the first years the eye of the fish, if there is not a good nutrition when they catch and take to the farm, if they don't start eating quick, the bad nutrition and no food, the eye grow up a lot and is not good. So I see the small eye in the fish because they have a good nutrition for the beginning we take for the environment. Ecco, una cosa appunto che hanno notato, anche se non è qualcosa di comprovato scientificamente, è che se iniziano a mangiare presto, l'occhio mantiene le giuste proporzioni, altrimenti diventa sproporzionato. E l'occhio appunto non diventa sproporzionato ed è brutto, mentre mantengono un occhio più piccolo se si alimentano da subito. I ask for you and they stop here because, well, I don't know if I'm the first one or not, or until now is not so many people who do this, but is this work and the work we made, it's something unique because any wholesaler, any importer around the world can buy the fish one by one. For example, I have a price list with different kinds of fish, but they can select the fish they want to buy. So is the more honestly way for someone buy fish is looking for the fish I gonna send. Allora, una cosa che è molto importante, che pensa di essere praticamente l'unico a poterlo fare, è quello del modo di vendere i singoli pesci, nel senso che i grossisti e gli importatori possono vedere il pesce sul suo sito web, vedono la foto di quel pesce e poi loro selezionano, prendono e spediscono proprio il pesce che ha visto sul catalogo. Exactly. And here we can see my wife, in this case, with the iPad, looking for the fish the customer have shoes by the catalog, and she tried to find for small details where is the fish to put in aquarium to export. So it's a hard work, but is the way we found for selling fish. Una cosa appunto particolare che si vede qui, che è sua moglie che guarda l'iPad, il discus, e poi cerca di ritrovarlo nella vasca, lo trova guardando i dettagli della livrea e della forma. E quindi è un qualcosa di molto importante perché riesce appunto a dare il singolo pesce, la cosa che vuole comprare l'acquirente. So it's a hard work, and it's because we work in Amazon sometimes more than 18 hours by day. It's just sleeping a few hours and eating is when we stop. Because, well, take pictures for 4,000 of fish takes time, and it's a very hard way to organize everything. It's not so simple, not so easy, and perhaps this nobody do because it's difficult, believe me. I believe in you. Ha detto è un lavoro difficile, è un lavoro molto faticoso, 18 ore di lavoro al giorno per poter fare questo lavoro di selezione, dormendo e mangiando nella restante parte della giornata, e questo lo fanno per 4.000, prende le foto per 4.000 pesci, e quindi questo è un lavoro molto molto particolare che
che fa solamente lui. I think it's finished. The movie is finished. Yeah, but it's something also important to say. I know, and my staff know. Well, something important is I can make these lectures and speak with many people, but I make part of the group of people, like fishermen, like my staff, and without them, without these people, I'm nothing. So I have a good staff, a good team of people who work with me for a long time, all together. And well, we made this job in this way because I have very good people with me. They learn with me and they like what they do. Vitor sta dicendo una cosa molto bella, very nice things to do, to say, Vitor. Is from my opinion. Ha detto una cosa molto bella perché ha detto che quello che fa lo fa anche grazie al suo staff, alle persone che lavorano assieme a lui. Lui ha detto sì, fa conferenze, fa delle letture in giro per il mondo, ma queste cose le fa anche perché ci sono delle ottime persone che lo aiutano e lo supportano. E quindi senza di quelle persone, lui ha detto, non sarebbe nulla. It's like a big family, you understand? In Brazil, in Portugal, what they need, they have. È come una grande famiglia in Portogallo come in Brasile. Quello di cui hanno bisogno lo ottengono, lo hanno. Okay, thank you very much, Vitor, for these wonderful images. Just one second, just to finish, because I remember something. It's very difficult. And sometimes I left because I see something it's not true, but it's difficult to understand looking for one wild discos where they come. And I give you the example. I know where all the fish comes because I go there to select them. Most of the exporters, they waiting the fish arrive to the city. And when they arrive, they don't know because the fish, most of the time, they are mixed. So they don't know if the fish come from Kuipewa or if the fish come from Iripixi or Yamunda, because they are all mixed. Perhaps me and the few guys who make the same job knows where each fish come. So we know the genetic of this fish is from a place like Iripixi or Yamunda or Kuipewa, Jacarecapá, doesn't matter. We know. So when we sell one fish, we, from Portugal, we write where the fish come, or when we take the fish from the environment, so all the details. Ha detto una cosa molto importante per lui è il fatto anche di, che essendo lì sul posto e andando a selezionare i pesci nelle varie zone, lui sa esattamente quando vede un pesce da dove proviene, da quale zona proviene, cosa che molti esportatori non sanno fare, non sanno distinguere, perché allora arrivano i pesci da tutte le parti del Brasile e li vendono semplicemente, ma quindi non sanno se un pesce viene da Kuipeia, da Nhamundá o da Iripixi o da altri posti, mentre lui c'è stato, quindi riesce a riconoscere questi pesci, quindi li conosce a prima vista, ecco. I think Vittorio, if it is okay for you, we can let the people ask something to you for the question and answer session, okay? Ok, let's do it. Ragazzi, potete manifestarvi in video e in audio. Io interrompo le immagini, faccio vedere tutti quanti e possiamo rivolgere delle domande a Vitor. Ciao Andrea, posso cominciare io? Sì, Paolo, vai. Andrea, io ne ho almeno 3 o 4. Comincio con quella che mi interessa di più. Intanto volevo che tu ringraziassi per me Vitor, perché a parte la relazione è molto bella, è grazie a persone come lui che noi possiamo coltivare questa passione, insomma, quindi lo ringrazio tanto.
Volevo chiedergli, la cosa che mi interessa di più è chiedergli, secondo lui, per quale motivo c'è questa grande difficoltà a riprodurre femmine di Discus selvatici, soprattutto le femmine. Se è un problema di capacità, di conoscenza degli allevatori europei o se c'è qualche altro motivo. Do you understand, Vittorio? No, not... Translate. Yes, translate. Please. Paolo, first of all, thank you for what are you doing for the hobby. This is your work, but we enjoy the fish that you take to Europe and to the world. But Paolo wants to know if there is some special reason, because usually we cannot breed female discus, wild discus, here in Italy, in Europe, because only the male can reproduce themselves, but the females do not reproduce. Why is there any reason? Maybe some treatment, pharma, medicine that are used in the farm? Well, Paul, it's something I really, in the last 2 years, understand, because finally I have fish in Portugal. It's one of my dreams. It's come again to Portugal, near my family, my father's, my mother, my daughters. So it's a long time out of Portugal. I just come in the Christmas time, well, a few months. So now I have the fish in Portugal and I can keep the fish for a long time here. And what's happened, it's I have a lot of fish every week, females and males in the different aquariums. So sometimes I arrive to the farm at 8 or 9 o'clock and I see some fish dancing. In the end of the day, with a change of water, when the temperature down a little, they start to put eggs in the end of the day. So I don't see more males than females. Perhaps I have more females than males. And I tell you, is what I think, okay? It's from my experience. I think the females are more round. And when I try to find the more round shape, I think I take more females than males, because the males, most of them, they are not so round like the females. That is my experience in the last 2 years, but I have a lot of pairs in this moment. Sintetizzo, dico solo le cose essenziali, perché la prima parte me la sono un po' persa, lo devo dichiarare. Ha detto in pratica che lui non vede questa grande differenza tra della difficoltà di riproduzione da parte delle femmine. Lui ha tante femmine in Europa, in Portogallo, e ha detto anche che lui spesso vede le coppie danzare, vibrare nella vasca la notte, soprattutto la sera, soprattutto dopo un cambio d'acqua. E una cosa che dice, lui ha più femmine perché probabilmente sono anche quelle che hanno la forma più circolare. Le femmine sono più tonde, quindi quelle che prende di più, seleziona, sono più femmine che maschi. Vittor, one question. But females have also the color, the best color, are stronger the color of the females, or there are no differences? No difference. I don't found any difference of the color. I think it's just 2 years, so my experience is for 2 years, because in Amazon I catch the fish, I bring the fish to the farm, and I stay with the fish 3 months, 4 months during the quarantine and observation, and after 3 months, 4 months I start export. I do the same in Portugal, but in Amazon I have the fish for a quick time, for 3, 4, 5 months. They don't have time to make pairs. Also the filtration is different. Here is much better. So here it's more simple and easy. And
Well, I think I want to breed a lot of wild discos because I also have 2,000 and this time 1,800 fish. So it's very easy to find pairs, females and males, and all together and put eggs. And it's. Non so, devo tradurre, ma lo faccio velocemente. Ha detto praticamente che lui ha avuto talmente tanti pesci che non riesce a vedere queste grosse differenze. Io gli avevo chiesto anche se c'era le femmine avevano quelle selvatiche colorazione più forte. Questo l'avevo detto, faccio una piccola parentesi in italiano, perché sappiamo che alcune selezioni, ad esempio dei discus rossi, le femmine presentano un colore più forte rispetto ai maschi. I said that we know that some hybrid discus, the red ones, have the female with the strongest color. Usually, this is not my personal experience. This is what some breeders, master discus judge, told me in the past. Perhaps, but I don't see until now. I don't have a large experience breeding wild discus. They start breeding last year, so I don't have the big know-how. I have breed discos in Portugal more or less 29 years ago, but it's hybrid fish, not wilds. Wilds is a new experience, and what I'm gonna do next month, it's try to found 3-6 couples and try to breed these couples, and let's see what's going to happen. Just the best ones. I keep the best ones for me, of course. I put in the website, okay, but with a high price for nobody buy. So some people ask me how is possible sell a fish for 5,000 of euros, and I tell you, I don't want to sell that fish. But of course, if a crazy guy, rich guy, wants to buy, is there to sell. Ha detto che, traduco rapidamente, ha detto che lui l'esperienza della riproduzione di discus selvatici l'ha limitata, perché sono un paio d'anni che sta seguendo questa cosa, e per cui non può dire più di tanto in merito. Poi ha detto che comunque ha dei discus molto particolari, molto, molto anche costosi. Qualcuno gli può chiedere, ma come mai alcuni pesci che metti in vendita, perché sono presenti sul suo sito, hanno dei prezzi di 500-600 euro. Cioè, la gente è pazza se vuole comprare un disco di questo prezzo. Però lui dice, è un pesce che io non voglio vendere, però se qualcuno lo vuole comprare ed è molto ricco, lo può comprare e togliersi questo sfizio per 500-600 euro. I can see Paolo taking his wallet to buy your discus. Ho detto, vedo Paolo che mette le mani al portafoglio per comprare i suoi discus. Well, I have fish for all the pockets, and I have fish for all the prices. It's important to say my fish passed for a big quarantine, and well, if they are breathing, it's because they have a strong health. And they are in perfect health. It's. I think is the way to sell fishing is when they are perfect, not selling skin fish. Well, I try to make the best I can. You understand? I be a hobbyist in the past when I start, so I understand what is a hobbyist. So I don't want. I want to give to the hobbyist the best wilds. For breed or keep in the aquarium, understand? That is my, and of course, never can be cheap with everything I say. It's a lot of cost inside the fish. The value I pay for the fish is nothing compared with everything who involved the fish to arrive to Portugal and export to Europeans. Vittorio ha detto che lui sa, lui i pesci che esporta li tratta in una certa maniera, perché sa che lui ha iniziato come un hobbista, quindi sa che cosa vuole un hobbista. Lui non vende un pesce smunto, smagrito, e quindi
insomma, sotto questo punto di vista, sa cosa vuole un hobbista. Chiedo scusa perché non sto prendendo appunti mentre sta parlando adesso, perché sono talmente interessato che mi perdo qualche cosa che dice. Qualcuno ha qualche domanda da porre a Vitor? Io ne ho un paio. Ne avrei una io. Vai Fabio. Fabio is in a strong discuss breeder. Ciao Victor. Ciao. Quanto tempo passa da quando viene preso un pesce direttamente pescato a quando poi il pesce è effettivamente pronto per la vendita? I understand. Perfect, you're Italian. Grazie. Grazie. Well, I try to answer to reply in Italian, but lo parlo molto più. No less than 4 to 5 months until I start selling, because the process of quarantine it's big. We use the medicaments from Manaus Aquarium. Many people knows that. So in also in Brazil, I bring with me from Portugal to Brazil a few liters. So I use Octocil, Levamisil, and Bilocil. So I use and I start with Octocil to take out eczematous and something like that. Then I use Levamisil most of the time 2 times, sometimes 3 times. To take capillaria, because capillaria is something the wild fish have a lot. And in the final, I use Bilocil because also the wild fish, they have dactylogills and gyrodactyls. So sometimes takes 3 months, 4 months, and after the fish is okay and eating well, yes, I can delivery, I can export. It's the way. Some people say it's too much time, but I prefer to work in this way. You understand? It's okay. Rush in fish cannot be perfect. We need to have passion and time to everything. And you know the wild discos change a lot, and the colors of the wild discos. Sometimes I sell, I suppose it's a smear royal, and I'm looking for the fish after 3, 4, 5 months, and it's a royal. Because the pattern starts, comes, and, you know. Okay, so grazie. Everything takes time. Everything takes time. It's no rush. We must do. I do like that. And, well, thank you. Okay, grazie. Thank you. Faccio una traduzione veloce. In pratica ha detto che dalla cattura alla vendita di solito non passano meno di 4-5 mesi, perché i discus devono uscire perfetti dalla... devono andare in esportazione perfetti e vengono sottoposti a una quarantena che allunga e anche a dei trattamenti. E praticamente i trattamenti che fa lui lo fa con dei medicinali che sono presenti, che possono essere acquistati anche presso il suo sito. In pratica l'Octocil per fare per il trattamento contro l'eczemita, il Levamisil. Levamisil. 2 o anche 3 trattamenti per eliminare capillaria, che è molto comune nei discus selvatici, e poi il biosil per poter eliminare i vermi branchiali, dactilogiro o similari. E quindi generalmente in 3-4 mesi, 4-5 mesi, i discus sono ok, sono a posto per essere spediti. È un processo lento, ci vuole pazienza, non si può avere fretta per poter mettere in vendita questi discus prima che non siano trattati completamente. È un lavoro che va fatto per bene, altrimenti non vale la pena farlo. It was one of the questions I had for you, the treatment, the medical treatment. So you already answered. Okay. Qualcuno ha qualche altra domanda da fare? Io sì. Lo sapevo. Volevo sapere perché in commercio troviamo sempre discus in taglia e mai discus in forma giovanile, o comunque pesci di una taglia ridotta.
I suppose I understand. Okay. Perfect. Why in the market we don't have small discos, right? Perfect. Okay. One of these days I'm speaking Italian. It's one of the languages I really love. You understand? It's something I need to learn because one of my dreams is speak Italian. Okay, so why? The first thing is the price of the small fish or a big fish in Amazon to a fisherman is the same, okay? And this is a business for me, of course, is how I survive. And it's important to say, if I pay the same for the small and I can pay the same for a big one, I have a better profit when I buy the big one, okay? At the same time, I don't like to take fish less than 12 centimeters. And why? It's more easy if they have something like capillaria to start thin, magrito, okay? It's more easy, a small fish, if you have any disease, start to, okay, be sick very quick. In the large fish, it takes more time, and we are there to save the fish and put some treatments. That is the two things. It takes small fish. It's more easy. They have some disease and no eat, and then they can start to be thin. Also, the price is the same for the fishermen. The fishermen don't care if the fish is small or big. The price is the same. My profit is bigger when I take a big fish. Also, I prefer the small ones. I see a lot with 10, 9 centimeters. I prefer to keep in the environment and they grow up and perhaps they can breed because they grow up fast in Amazon, is a lot of water. So perhaps they can breed in next year. I have more fish there to select. So I don't bring too many small fish. That is the reason, the three reasons. Allora, velocemente, le ragioni per cui non si trovano in commercio pesci al di sotto di certe taglie, lui, Vittorio, ha detto che come minimo lui non va al di sotto dei 12 centimetri come taglia minima, è perché è innanzitutto una questione di profitto, perché i pescatori che catturano i pesci vengono pagati per pesce e non per dimensione del pesce, mentre poi quando lui li vende ha più profitto se vende un pesce grande rispetto a un pesce piccolo. Il secondo motivo è legato al fatto che i pesci piccoli sono meno resistenti alle malattie dei pesci grandi, perché un pesce piccolo più rapidamente smagrisce e non ha il tempo per recuperare, mentre un pesce grande ha più tempo per rispondere anche alla cura. E il terzo motivo era appunto il costo che deve pagare ai pescatori, per cui paga il singolo pesce e quindi a questo punto preferisce prendere i pesci più grandi. Yeah, but one thing is important to say, and that is my experience in the last 2 years in Portugal. We select some small fish with 12 centimeters, and here in Portugal, in less than 3-4 months, they grow up 1-2 centimeters. One of the reasons, I'm sure of that, but I'm not a scientific guy, I'm not a doctor, I'm just a guy who loves wild discos. But I suppose it's because the food I give is one of the food the fish grow up a lot. It's something, the name is Prodefense from Tropical, and Prodefense have, anyone use Prodefense? Prodefense, yes. They have something who, I don't remember the name now, probiotics. Probiotics, yes. Okay, so the probiotics made the fish grow up too fast,
For you imagine, I have some fish who arrived to Portugal in December with 12 centimeters. They have 14 now, and some they have 14 and a half. So they grow up very quick. So some fish I bring to sell small size, and now they have a good size and a big size. Allora, una cosa che mi ero dimenticato di dire prima, mi è venuta in mente mentre parlava adesso, che diceva che lui preferiva anche lasciare i pesci piccoli in natura perché hanno più probabilità poi di crescere e di riprodursi. Ha fatto un'osservazione, ha detto una cosa che ha visto recentemente proprio in Portogallo, che i pesci piccolini, più piccolini che aveva preso sui 12 centimetri, avevano dimostrato una crescita molto rapida, addirittura di 1-2 centimetri in 3-4 mesi. Questo legato al fatto che con l'alimentazione, con un mangime in particolare, col Pro Defense della Tropical, che contiene all'interno dei probiotici, aveva visto un incremento della velocità di crescita, per cui un pesce che era arrivato ed era a 12 centimetri, poi l'ha venduto che era a 14 centimetri. I can say that probiotics are very good element for fish because I use from another brand, I use from Sera, Immune Pro, and I saw with Geophagus, they grow up very, very fast with this kind of fish. But not all kind of fish grow in the same way with the probiotics. Yeah. I noticed that, I don't know why, but the fish that grow up faster, in my experience, are Geophagus. Maybe also Discus. Discus, they grow up, and the pairs, the couples I have, they put a lot of eggs, like I never ever see before. I don't know, but the first couple I breed, the wild Discus, the first I take, last year, when I made more than 1 year, the first time they born 400, so it's a lot of, I never have something like that with hybrid discos in the past in Portugal, because I breed a lot of hybrid discos, but not so many small fries like the wilds. I don't know if it's because the Pro Defense or not, like I tell you, I'm not scientific. But it's for my experience, day by day, and every day we learn. It's something I say to everybody, is we never know everything, and who say that, it's wrong, because it's something curious. We learn every day with the fish, and we never see everything. Una cosa che ha detto adesso Vitor, che nell'esperienza che ha fatto con questo Pro Defense della Tropical, che contiene i probiotici, ha avuto un grosso successo, in particolare con una coppia di discus selvatici che aveva da qualche tempo, e hanno cominciato, nel momento hanno cominciato a riprodursi, si sono riprodotti in una maniera che non aveva mai notato con i discus ibridi che già in passato aveva allevato. In particolare ha fatto riferimento a una covata che ha portato 400 esemplari. E ovviamente non ha un fondamento scientifico, ma è semplicemente basato sull'esperienza che sta facendo. Ha detto, è qualcosa che si impara di giorno in giorno, e ha detto che chi dice già di sapere tutto sui discus, di sapere tutto in generale, in realtà dice qualcosa di esagerato, che non è vero. Qualche altra domanda a Vitor, perché guardate, approfittatene, perché è veramente una miniera di informazioni. Io vorrei fare un'altra domanda, anche se non è proprio tecnica. Vai, in Italia in questo periodo si sta parlando molto, soprattutto nell'ambiente di noi che amiamo le specie esotiche, di limitazioni che l'Unione Europea vuole far mettere agli stati all'import di specie appunto esotiche e selvatiche. Volevo sapere se lui ne sa qualcosa e se pensa che cambierà il suo lavoro in futuro. Scusami. Do you want me to translate this? A few things, yeah. Okay. Paolo was speaking about the new
the new law from the new proposal of law from European Union about limitation of import of exotic species. If do you know something about it? If there any anything that you can say? Because if this happens, this can change your work and our hobby. Of course. Well, a good question. Thanks a lot. Grazie mille. I'm gonna start to say this. We have some meetings in Brazil, Amazon, with the Ministry of Environment, and they inform us perhaps in the future they're gonna stop with this kind of business, take fish wilds from the environment. Okay, so in Brazil is something they speak, and perhaps gonna happen. Okay, so what's happened here with the community of European, I know, is something they have talked about, and I have read many things and I have listened many things, but until now nothing sure. We don't know what's gonna happen. That two things, what's happened in Brazil and what can happen in European, is who also made me make the big investment I make in Portugal, and what I want to do, breeding the best wild discos I have found. Because if the business stop in Brazil, or if the business stop in European, we cannot import any more wild fish, well, I have my couples who breeding, and I it's the way I gonna survive. So I have all the time in my life the plan A, plan B, and plan C. So my head is all the time thinking what I can do more. And I'm not all the time, I'm not satisfied, you know. It's a problem I have. I'm a happy guy, but all the time I want to make something more and thinking how I can. So if this happen, I'm prepared now, but can happen, of course. Allora, Vittorio ha detto, ringraziava Paolo per la domanda interessante. Quello che può dire è che un po' di tempo fa in Brasile c'è stato una dichiarazione, un incontro col Ministero dell'Ambiente in cui veniva ipotizzato lo stop, la ferma della cattura dei pesci selvatici dalle acque brasiliane. Però ho detto che in Brasile è un qualcosa che si dice a volte può accadere, a volte può non accadere, non è detto che accada, però è stato detto. Per quanto riguarda in Europa, lui ha detto non ha delle notizie precise, non ha una certezza che questo possa accadere. In ogni caso, ha detto, ha comunque sentito queste notizie, quindi il fatto di aver adesso sviluppato un'attività in Portogallo è una mossa per poter prevenire eventuali problemi in futuro. E proprio riguardo a questo, lui ha deciso di far riprodurre dei discus selvatici in Portogallo, in modo tale da mantenersi comunque un'attività in Portogallo. Detto lui, comunque, per ogni cosa che fa, pur se è contento di quello che fa, ha sempre un piano A, un piano B o un piano C per poter trovare una soluzione e per non rimanere fermo. La sua testa è sempre in movimento, è sempre che pensa, che non è mai pienamente, è contento ma non è mai pienamente soddisfatto, per cui pensa sempre di trovare qualcosa, ha la forza per farlo. Sì, Andrea, scusami, sì. Volevo solo dire che questa nuova legge europea, che poi si limita a dire agli stati di provvedere, riguarda non la salvaguardia dei discus in natura, ma la paura di trasmissioni di malattie che possono passare all'uomo sull'onda del Covid. Quindi non ha a che fare con l'attività del Brasile. Però volevo cogliere l'occasione per chiedere a Vitor se ci dà due parole
su questa sua attività che ho visto pubblicizzata su Facebook di riproduzione di Discus selvatici che lui ha annunciato per la seconda metà dell'anno. Paolo told that the new proposed European regulation is about is on the wake of the fear of transmission of infection from the animal to the humans, and so is not aimed to conserve to preserve the environment, but is something different. But this can have a strong impact on our hobby and on your work. Yeah. And Paolo want to know if you can say something about your new project of breeding wild discus for the second half of this year. Well, I start the building the new room next week, okay? It's some delay with the pandemic here in Portugal. So COVID changed a lot and gonna change all our lives. And so I want to start last year to building the new room where I gonna make the breeding room. So just next week, I gonna start. And I have some couples, of course, and I just need to have everything prepared. But it's again a big investment and I go all the time step by step. So I don't have fear to invest, but I don't know how gonna be the market and how we gonna be the economy in the Europeans and in next months. But I gonna make, because it's one of my dreams, is breeding wild discus. And it's because I keep some of the best royals, some of the best ikas, some of the best reds to breeding, and also some of the ankles. So I want to start, I think, in July, perhaps August. Of course, we know with these girls and the fish, one by one plus one is not two. We never know if gonna working or not. Also depend of the water, depend of many things. But we are make some tests and have a guy who is a breeder, a young guy who is a breeder, who loves discos like me for a long time. And he goes working with me. So I have someone to share my experience and listen his experience. So we start perhaps in July to put all the fish breeding in this breeding room. And let's see what's going to happen. I believe we can do it. So it's I like to have dreams. And I'm like a kid. I like to thinking and well, it's like I tell you, it's like a kid, you know. Bene. Allora, Vittorio ha detto questo, che in realtà il suo progetto sulla riproduzione discus doveva iniziare l'anno scorso, ma poi a causa dei ritardi legati al Covid ha dovuto, diciamo, rimandare, e la prossima settimana dovrebbe, diciamo, terminare questa prima fase con la costruzione di una parte degli ambienti dedicati alle riproduzioni. A lui ha detto che comunque queste cose le ha fatte in maniera razionale, pensandoci, facendo le cose passo passo, perché non si può sapere bene con i discus quello che può accadere, nel senso che non è automatico che una cosa porti a un successo. Farà le cose gradualmente, ha selezionato le migliori coppie di Royal, di Ica e di Red, and the Red e probabilmente dovrebbe iniziare a luglio o agosto prossimo, e in questa cosa comunque ha coinvolto un'altra persona, un ragazzo che ha già avuto esperienze di riproduzioni, e hanno messo insieme le loro conoscenze per poter, diciamo, unire appunto le loro forze e
condividendo le loro esperienze, di fare le cose un passo per volta. Lui queste cose lo fa, non sa come sarà il mercato in Europa tra qualche mese, forse andrà bene, forse andrà male, è una cosa che però fa con entusiasmo, con l'entusiasmo di un ragazzo, è come se fosse un ragazzino e ha questa voglia di rimettersi in gioco. Penso un po' come tutti noi. Exactly. I forgot to say one thing. It's I want to breed the couples of wilds, and it's something I want to make is sell cheap the F1. I want to sell cheap the F1 to everybody in Europe to see my fish grow up in a lot of aquariums around Europe. So I'm gonna have the wild discos, I don't know for how long, but still not cheap, but the F1 is to everybody. So for you, imagine the first couple breed 4,000 and I sell a few of them for €5. Of course, it's some publicity and some marketing, something I really like. But okay, I have a bias of dates with people who want F1, and when I have, I start to selling cheap for, not to destroy the market, okay, but to see F1. I say it's F0 because they are still wilds. F1 is another thing for me. I think it's F0, but I want to see the F0 grow up in many aquariums and people share with me the pictures for my babies and be happy. Le ho detto questo, uno dei motivi per cui fa questa cosa è perché vuole anche mettere sul mercato dei pesci selvatici o quantomeno degli F1 a un prezzo comunque abbordabile, non per distruggere il mercato ma per poter diffondere i discus selvatici sul mercato, quantomeno gli F1. E lui ha fatto anche un'attività di promozione, un'attività di marketing, vendendo alcuni piccoli a un prezzo molto ridotto, €5, ma è stata un'azione appunto di mercato. E questo è qualcosa che cercherà di sviluppare con queste nuove riproduzioni. Correct? Is it okay? Yeah. I forget something? No. I think you say everything. Okay. So, qualcuno ha qualche altra domanda da chiedere a Vitor? Io ne ho ancora una. Vai, Stefano. Quale sarebbe, secondo Vitor, la vasca ideale per ospitare dei discus wild? A livello di litraggio, di popolazione, insomma, un po' di tutto. Stefano asks, what's the size of the ideal tank for wild discus? Volume and discus population. Well, I all the time I say each adult fish need 50 liters of water, okay? To live well, okay? The size of the aquarium depends, but I think it's important to say adult fish, 50 liters for each fish. Something important to say is, I have one aquarium with near 2,000 of liters, is the show aquarium, and I have some sand and some tracks, and is where most of the wilds have found males and females and start breeding. Of course, others, they breeding in the aquariums without sand, without nothing. But in this aquarium, when I put some fish there, in a few weeks, I have some couples and put laying eggs. So I don't know if because the sand is because the tracks is more natural, because the water is the same. I don't know. In that, this also happens, but not so many couples like in this show aquarium with a different water. Well, the water is more or less the same. It's 300 microsiemens. The pH is 6.6, 6.8. So
they breed and they put eggs with no problems. But the question is 50 liters for each adult fish. Okay. Allora, Vittorio ha detto che non è che ci sia proprio una modo di una cosa ideale perfetta. Lui ha detto che prende di solito dedica 50 litri per ogni disco. Se questa è la ricetta, insomma, il volume d'acqua che serve per il singolo discus. Lui in particolare ha una vasca da esibizione, una show tanks da 2000 litri, all'interno della quale però ha messo della sabbia, dei tronchi, dei pezzi di legno, e in questa vasca lui nota che i pesci formano delle coppie e poi cominciano a deporre le uova. Non so se è per la sabbia, per i tronchi, per il fatto che sia un ambiente più naturale, ma è quello che accade in questa vasca. È una vasca in cui ha una conducibilità di 300 microsiemens e un pH di 6.8. Quindi questo è quello che può dare come risposta. Yeah, and something important to say, I don't use nothing to put in the water. My filtration is just peat turf and some catapas and biohome, that material, the filtration material, nothing more. I never use nothing. Okay, sometimes some bacterials when I make a big change of water, but I don't put nothing in the water because water is something very complicated. And if we start put things, well, we lost what is the water, and there's a lot of things we put in the water. I'm not a good seller of that kind of things because I don't use, and I prefer to advise, please don't use, because if not, it's a big confusion. Many people use pH mines, then they put something to take the chloro, then they put something more in the water, and for me that is not possible. Detto praticamente Vittor che è una cosa importante che lui nell'acqua non aggiunge nulla. But this is quite common with us too. Put anything in the water. E ha detto un'altra cosa che ha un po' di torba, fa una filtrazione con un supporto biologico. E non mette praticamente niente nell'acqua. All natural. Tutta naturale. Una conducibilità di 300 microsiemens, io ce l'ho anche più bassa, però io non ho questi risultati. Well, the tap water arrived with 310, so I have a really good water here. It's because I have bred so many discos in the past. 29 years ago, I have a room here in front of my, where the place where I've been in the room, but I have a place where I start breeding discus because the quality of the water, because when I start, I don't know nothing about discus. I have canary birds, and I have a problem of my health. I stop with the canaries, and my mother offer an aquarium. I go to a shop, I see all the fish for the first time, and I'm looking for discos. And I have a veterinarian near me who say, have you aquarium? I say, no, so don't buy discos because it's difficult to keep. And I'm the guy who, when they say it's difficult, I like to run and go. So I buy discos, and after a few months, I buy more discos. I have my first couple, and these fishes don't finish until now, so it's lucky, but also the quality of the water, of course. Penso che uno dei motivi per cui lui ha iniziato anni fa a allevare discos è legato alla qualità dell'acqua che ha a casa in Portogallo, perché è sui 300 microsiemens. Però lui prima di allevare discos allevava i canarini, solo che gli avevano dato dei problemi di salute, allora doveva dar via i canarini. Era andato in un negozio, con la mamma l'aveva portato in un negozio e guardava le vasche, e a un certo punto un signore da dietro ha detto: guarda, prendi tutto ma non prendere i discus perché sono dei pesci difficili.
lui ovviamente ha preso i discus e da lì è cominciato tutto, ma il vantaggio appunto è di avere questa acqua con la bassa conducibilità che gli ha permesso di fare tante esperienze con i discus. Now I know because I have not a good breeder, because I have to change my house. The conductivity is too high. It's good to cichlids to, you know, not for this, but African cichlids, but yeah. I am not so passionate for African cichlids. I hope Livio don't kill me, because Livio is from Associazione Italiana Ciclidofili, is a very experienced guy with African cichlids, is passion. Because Club Ittiologico Romano is more oriented to South America, and Associazione Italiana Ciclidofili is more oriented to the African cichlid. I understand. Yeah, I understand, yeah. Okay. Qualcuno ha qualche altra domanda da fare a Vitor? Can we buy some your product on the web? Is there the possibility to buy medical yes, products? Of course. You tell me today when we speak a few minutes, you have seen the auction yesterday. Yeah. So I make the auction for the people can buy fish more cheaper, because I know not everybody have money to buy so expensive fish. So I want also to sell, and I want to see people happy with my quality fish. So I start with this auction, and during the auction, I all the time start selling a pack of Manaus Aquarium more cheap. And in the website, I have all the brands I use. I use Manaus Aquarium and Tropical. Okay, I'm sponsored for Tropical. Is also the key of the success, is the quality of the food. And Manaus Aquarium, yes, I have all the products of also lights I use in my... I just sell what I use. I'm not a good seller. I think I'm not a good seller, because I can sell a lot of products, but I just use what I use. I just sell what I use and I know works. I don't like to say something work just to win money. That is not my way in the life. You know? But you are a very good seller in your auction. Because It's exciting, you know, Andrea, it's exciting, because, you know, it's the funny part of my day is in the auction, because it's not for the money, because it's the people fighting for give one more euro, you know, and the guy from Finland, and then again, the guy, Marco Giovanni, perhaps he's listening now, and then comes the Spanish. So it's something is enthusiastic, it's exciting. And I like these kind of things, because sometimes the life is a little boring, you know, and with the COVID, we cannot travel, we cannot go eating outside, lunch or dinner. So this is necessary for the people smiling. And yeah, it's my opinion. I agree. And I think that when the COVID emergency will stop, we can manage a travel to Brazil with your boat. We can yes, have, of course. Yes, of course. How long is the travel? How many days can take this travel? The best way is from Rome or other part of Italy to Portugal. Because in Portugal, we have a direct fly Lisboa to Belém, okay? And then it's more or less 7 hours. And then we have a fly Belém to Santarém, more or less 1 hour. Just to give you one of the times I travel, in 12 hours, I go out of my house in Santarém, Brazil. In 12 hours, I'm in Portugal. So it's not so many hours like people think. Is not a big travel. And it's the most cheaper way, because I try to find the most cheaper way to travel. So is not so many hours.
In my boat, the people who visit me stay 9 days. They have food for 24 hours. They go a little more fat because the cooking, doing food all the day and sometimes at night. We don't use alcohol, but who wants to buy can drink, of course, because it's a little danger. I have a guy, for example, I give my experience. I have a guy from Japan who visit me and start to drink caipirinha, and he never drink. He likes, and he drink bottles of caipirinha every day. And one of the times is just go out of the boat totally drunk. So I have fear of this kind of things. I don't want problems. So I'm not against the alcohol aboard, but if the people want to drink beer or something, they can buy and drink, of course. We'd like to be underwater to see discus and fishes of Amazonas. Yeah, that is, I have my fishermen who they be with me all the time when I have some people who comes visit me, and they are training, because they make that many times. So they take your hand and they say, come with me. And they go near the discos to take pictures and movies and in places with totally safety. Amazon is not danger. I never have a problem with the crocodiles or anacondas, but they are there. And for the fishermen, an alligator is like a dog for me, okay? They treat a crocodile like they treat a dog here. So they born there. So for me, it's danger. I just see in the zoo, but for them, they live with them. So it's totally safety. Okay, thank you very much. Vittorio ha parlato, ci ha illustrato brevemente, si fa per dire, tutto il tragitto per arrivare fino da lui. La maniera migliore sarebbe andare dall'Italia in Portogallo, da Lisboa, poi si va a Belém, da Belém si fa un altro volo interno di un'oretta e si può arrivare andare sulla sua imbarcazione, dove generalmente si dura il periodo a 9 giorni. Durante questi 9 giorni si può, generalmente non prende l'alcol, non vorrebbe che ci fosse l'alcol, però non ci sono problemi se qualcuno lo vuole avere. Ha citato l'esempio di alcuni suoi ospiti giapponesi che sono andati lì, non erano particolarmente appassionati d'alcol, però hanno cominciato a bere caipirinha e stavano sempre a bere caipirinha. Uno dei problemi è che poi lì puoi anche ingrassare, perché la cucina è aperta 24 ore su 24, quindi torni un po' più in carne. Si può andare a fare delle escursioni, ci sono i pescatori che ti possono portare in giro per vedere come si prendono i pesci, ti seguono come se fossero dei tuoi cani da guardia, in modo tale che ti curano. Anche se ci sono animali che a noi spaventano un po', come appunto gli alligatori, loro li trattano con una certa dimestichezza, come se fossero dei cani, e quindi non c'è nulla da temere. In tutti questi anni in cui lui ha fatto queste esperienze non ci sono mai stati problemi in Brasile. Bene, I think that if we have, if we don't have any question, we can stop the event. Qualcuno vuole fare qualche altra domanda? Ci sono delle domande? Io direi che siamo stati particolarmente fortunati. Invito tutti quanti a manifestarsi in video per ringraziare Vitor. We want to thank you with our heart, because you were so time with us. If you will come to Italy, talk to me, and we will be our guest in Rome. Oh, we'll thank you very much. Something special here in Rome and in Italy, because we are an Italian association. We are two associations, CIR and AICI. Yeah, I have been in Italy for the first time. It's unbelievable. I know all the Europe.
and Italy, I just go, and I know it's an amazing country, one time to visit my friend Giovanni, is a Italian friend in my heart. And at the same time, I meet Daniele, a very kind guy, Daniele for Discos Royal. And I stayed in Milan for 3 days, and I hope to everything passed to travel and see the friends I have in Italy. Thank you very much, Vittor. Molto obrigado. Grazie mille. Ciao, Vittor. Grazie. Grazie a tutti. Send you the movie. Ciao, Vittor. Ciao. Grazie, complimenti. Grazie mille. Bellissimo. Grazie.